Comunque, cioè io ho l'hashtag sempre col sorriso e voglio dare l'insegnamento ai ragazzi che devono sorridere sempre e non si devono abbattere al primo ostacolo, devono continuare, andare avanti e sorridere. Diciamo che mi sono sentito un po' il papà del gruppo, diciamola così, perché alla fine i ragazzi erano più piccoli di me e mi sentivo comunque abbastanza più grande degli altri. Ciao, sono Luca Cobelli, ho 17 anni e vengo da Milano. Luca, tu sei uno dei più grandi tra i ragazzi che c'erano nel collegio. Che questa cosa ovviamente ha significato qualcosa di particolare oppure non hai sentito alcuna differenza con loro? Diciamo che mi sono sentito un po' il papà del gruppo, diciamola così, perché alla fine i ragazzi erano più piccoli di me e mi sentivo comunque abbastanza più grande degli altri. Cioè, anche tu la cosa più strana, dici una cosa assurda che ti è successa in queste settimane. Ma non è la singola cosa, è proprio il tutto, perché io vengo, cioè sono proprio da essere nessuno a arrivare a questo evento a Napoli con 6.000 persone, 5.000. È tutto, la sto vivendo tutto in una maniera strana, tutti con occhi diversi. L'ho fatto a Bergamo, l'ho fatto a Roma e oggi a Napoli, però a Napoli dà proprio un calore allucinante, un'energia assurda. Ciao, sono Youssef Comei, ho 16 anni e vengo da Napoli. Senti Youssef, mi racconti anche tu la cosa più strana che ti è successa in queste settimane? La cosa più strana che mi è successa in queste settimane è quando la gente mi firma e dice che sono il loro idolo e dice che grazie a me loro ridono finalmente. Questa è una cosa bella perché comunque cioè io ho l'hashtag sempre col sorriso e voglio dare l'insegnamento ai ragazzi che devono sorridere sempre e non si devono abbattere al primo ostacolo, devono continuare, andare avanti e sorridere. Dopo il collegio i professori ti dicono qualcosa, come ti trattano i professori a scuola? No, mi trattano sempre come prima, però comunque ogni 2 o 3 dicono sei una star, una celebrità e dopo un po' cioè basta, perché azzeccano, capì? Però è bello sentirselo dire, cioè non mi voglio vantare, però comunque è una cosa bella. Ah, vantati un po' finché c'è. Cioè. Sì, vanto un po', però dopo basta. Sono Elia, ho 15 anni, vengo da Venezia. E dici come stanno andando queste settimane? Sei stravolto? Sì, non me l'aspettavo assolutamente, sorpreso assolutamente. Pensavo ci fosse una persona massimo, quei 4-5 invece mi trovo tutto sto casino, cioè non me l'aspettavo assolutamente. Ma più che altro magari ogni tanto a Venezia capita, quando quelle volte che ti fermano soprattutto i veneziani, ne capitano di tutto e di più, un po' di tutto, capita... Non so, dico, mi offrono, fai un giro in gondola, eccetera, fai di qua, di là, eccetera, e io dico no. Perché dici no? Perché dici no? Perché non sono mai stato abituato, cioè quando uno mi saluta rimango spiazzato, dico cosa, aspetta, mi conosci, perché, quando, come, e quindi rimango senza parole, non so cosa dire.